Siamo con Patrizia Asproni alla presentazione della crisi sprecata. Lei ha parlato e ha detto: io sono ottimista su questa crisi, quindi in controtendenza rispetto agli altri. Perché è ottimista? Perché la crisi, voglio dire, sta portando le persone, quindi anche il settore della cultura e dei beni culturali, a ripensare se stessi e a ripensare quindi il settore stesso. E questo è assolutamente positivo. Dopo anni di bella addormentata, questo è il settore dei beni culturali, finalmente questo settore sta capendo che è una leva economica fortissima per il paese. Finalmente si capisce che è appunto una leva di sviluppo e come tale è considerata. E questo è soprattutto grazie alla crisi. La mancanza di risorse, come dire, sta mettendo in moto di nuovo i cervelli, sta mettendo di nuovo in moto le potenzialità che questo paese ha. Abbiamo un'eterna potenzialità che non riesce mai ad esprimersi. Adesso è arrivato il momento invece in cui questa espressione finalmente sta trovando la sua sede. Poi ha messo a fuoco anche un altro problema che abbiamo in Italia, che è quello della comunicazione sbagliata per quanto riguarda la cultura. Qual è questa comunicazione sbagliata? No, noi continuiamo a riempire i giornali del crollo di Pompei, non parliamo mai di quelle che sono le best practice, di quelli che sono i casi di successo, di quello che funziona nel nostro paese. Gli altri paesi non fanno così, gli altri paesi portano le loro eccellenze, le portano a conoscenza di tutti e sono orgogliosi di questo. Noi dovremmo appunto reagire con una controtendenza in comunicazione, certamente evidenziando quello che non funziona, ma anche, voglio dire, tirando fuori e rendendo noto quello che funziona.